Torna al cinema in versione restaurata un capolavoro di Vittorio De Sica, Ladri di biciclette del 1948, simbolo, film simbolo del neorealismo italiano. Cinzia Terlizzi. All'altro! All'altro! Cosa c'è di più banale del furto di una bicicletta? Davvero evento non straordinario, eppure per chi nella bicicletta ha l'unico mezzo di sostentamento per lavorare e vivere, la sua perdita si trasforma in un dramma. Ed è quanto accade ad un padre che la cerca tra le strade della Roma del dopoguerra insieme al figlioletto. Un soggetto nel quale Vittorio De Sica ha creduto fermamente con lo scopo di raccontare con maestria e sensibilità le emozioni e gli stati d'animo della gente umile. Tu, come Verdi e Chaplin, non ragioni, senti, scriverà Soldati al regista. E in questo senso Ladri di biciclette è davvero un lavoro e simbolo del neorealismo. Realizzato nel 1948, sceneggiato da Zavattini ed interpretato da attori non professionisti, primo fra tutti il piccolo Enzo Staiola. A blu! Ma che fai, è via? Tra i tanti riconoscimenti, l'Oscar, per un'opera che ha influenzato molti autori, anche stranieri. Arriva nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, che esalta tutto il valore e la modernità di un cinema d'arte il cui contenuto resta universale. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.